Modestamente, come la conosce, la montagna la conosce in giugno, per un semplice motivo. Sono classe 1955, quindi mo voglio più di 67 anni. Io da Vaglioletto mi sono portato a parte in cima alla montagna, a cavallo di muro, a Giasene, poi si tappasce in muro, comunque è una vita che vado in cima alla montagna. Quindi, a distanza di un chilometro, no, è sempre vicino, ma saranno 2 chilometri. Allora, quella montagna a forma di ferro di cavallo, noi la chiamiamo la Cesa del Carnevale. Bene, in quel posto, nel 1990-91, ci ho lavorato con la Lampora. Quindi, quando operiamo, beh, io però non è che uno sempre stessi, eh. Siamo partiti che andiamo a 40, poi mani a mano sono diventati di meno. Chi teneva fanno ci lavorava, ormai è perché comunque la media di operai 15, 17, 20. Sono quelli giorni quindi di meno. Comunque là si faceva circa 1 ettaro al giorno. Allora, su 20 operai, 10 usano motoseghe e 10 bacini lunghisti. Quindi si decespugliava, si spoltivano gli alberi, quelli malati, quelli più piccoli. E vabbè, comunque, bei ricordi, là. E lì sotto c'è il fermentino. Allora, vediamo. Ah, ecco qui. In cima agli Alanzi sono stato ieri, là sopra sono partito da Luca. Da qui Luco, oh, non so, circa sì, quasi 4 km. Da Luco io abito a Via Duca degli Abruzzi, sono salito sopra verso lo stato imboschimento, dopodiché ho deviato verso sud, ovest, sono proseguito, sono andato sopra verso ovest. Ho proseguito sempre andando sopra verso Via Pianella, ho preso la strada della Lampora verso la Ciocca, località Ferriere, dopodiché sono ritornato verso sud-sud-est attraverso i tornanti. Poi, dopodiché, ah sì, sto attraversando, ma è tutta una serie di valloni. In poche parole, direzione strada 43, circa 1 km sopra la montagna, ho fatto anche dei video. Poi, da quella direzione, sono diretto trasversalmente verso il rimboschimento. Dopo il rimboschimento, sono ripiegato verso est. Dopodiché, da est verso nord, in poche parole, ho fatto 3 ore e mezza di passeggiata a piedi. È stata una bella giornata. Quando si passeggia, un relax, senza impegni, senza cosa, maggior ragione io adesso nel lavoro. Sono pensionato.